Bene leggende, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati con un video speciale su Clash of Clans. Ragazzi, finalmente è arrivato l'aggiornamento che tutti stavano aspettando. Doveva uscire un video di Clash Royale oggi, ma edizione speciale è arrivato questo, è arrivato l'aggiornamento di Clash of Clans. Non l'ho mai aperto il gioco, quindi lo vedremo fino ad oggi direttamente, in diretta, in live. Andiamo subito a vedere, hanno cambiato anche l'icona del gioco, quindi un aggiornamento molto pesante, abbassiamo il volume, se no muoio, se no le mie orecchie muoiono. Oh, hanno cambiato anche la schermata iniziale, così potete vedere le reazioni live anche di un giocatore che gioca da 2 anni a Clash of Clans. Gioco da tantissimo tempo a Clash of Clans. Ditemi anche se intendete ricominciare a giocare a questo gioco dopo questo aggiornamento che vedremo oggi. Come vedete qui c'è l'icona della barca, hanno cambiato totalmente il gioco. Carinissimo questo barbaro ucciso da... Oddio, è cambiato tantissimo! No, no, ragazzi, ma cos'è? Questo non è più Clash of Clans. Cosa? Ah, ma adesso raccogli una miniera, te le raccogli tutte. E poi, se avete notato, è cambiata. Oddio! Ragazzi, mi stanno venendo di più. Come vedete, sono cambiate le icone. Se cliccate su una, vi cambia tutto e di più. È arrivato il momento, ragazzi. Questo è il clan Just Legendary. Questo è il clan, come vedete, sempre in attivo come al solito. Oh, hanno cambiato l'icona, hanno messo punti totali di cosa? Non lo so. C'è la condivisione. Copia del tag. Oh, Deo, gracias, ragazzi. Mamma mia, vi giuro, ragazzi. Era davvero un Ave Maria, un Padre Nostro. Quello che volete, copiare tutto l'hashtag. Adesso potete copiarlo negli appunti del dispositivo direttamente. Benissimo, qui abbiamo la base del costruttore. Ecco come si sviluppano i punti totali. Andiamo a vedere Ronin cosa ha combinato nella base del costruttore. Ecco, questo è il villa. Oh, la barchetta, siamo professionisti. Quindi, persone hanno già usufruito di questo aggiornamento. Siamo qui oggi per dare uno sguardo velocissimo perché questo video non volevo farlo, non era programmato. Vediamo i social. Ok, obiettivo sbloccato. Cose a caso, eh? Sono davvero in fermento, ragazzi. Ok, tieni al sicuro il tuo villaggio. Collega a Google Play, perfetto. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Oh, mamma mia, ragazzi, ma che cos'è questo aggiornamento? Cosa non è questo aggiornamento? Avete visto il nuovo mondo? Ma sì, giusto, Ronin dice giustamente: questo non è Clash of Clans. Questo non è... Andiamo a vedere nel negozio, visto che ho visto qualcosa di diverso. No, ci sono sempre le stesse bandiere. Vediamo se ci sono bandiere diverse. No, ci sono sempre le stesse bandiere. Vedete che qui la torre del bombarolo è stata cambiata. È stata cambiata anche qui l'icona del miglioramento. Comunque, è stata cambiata l'icona del bombarolo. C'è questo bombarolo che è ripreso da Clash Royale con il cappellino blu. La novità, ragazzi, sta tutta. Oltre a questi cambiamenti di design che abbiamo visto. Cambiamenti di design che abbiamo visto. Ve ne tratterò con molta più calma, ma adesso è solo per vedere cosa c'è dietro a questa barca gratis. Per fortuna, molti dicevano che costava come il Baule Clan. La barca ti permette di visitare posti nuovi. È giunto il momento di vedere cosa c'è dietro a quella barca. Andiamo. 4 secondi. Io sono un gemmone gemo, no, vabbè, scherzo. Scherzo, ok. Capo, la barca e la ciurma sono pronte per prendere il largo. Cosa sta succedendo? Cos'è questa? Oddio, le cittadine alla riscossa! Le cittadine alla riscossa! Guardate quanto sono fiera, adesso andiamo. Non preoccuparti, non ci perderemo. Sappiamo come tornare indietro, bene. Non mi fido mai. No! Cosa sta succedendo, raga? Cosa sta... Oddio! Che cos'è? Che... Questo non è Clash of Clans! Oddio! Ma terra, ma che strano posto è mai... Raga, non ci credo! Siamo fortunati, capo! Possiamo riparare quei vecchi edifici per metterci... Ragazzi, sono più eccitato di una bambina appena stata al concerto di Justin Bieber! Proviamo a ricostruire... No, non gemmo. Praticamente è un nuovo Clash of Clans. Ferma, zitta, zitta perdinci, zitta. E tu da dove spunti? Il mio rifugio, lo avete totalmente messo a nuovo. Vi siete davvero meritati un bel giro. Beh, bel giro cosa? Sono un capomastro, volete vedere il mio... Ok, volete vedere il mio? Già mi era preso male. Volete il mio edificio preferito? Do un'abilità speciale alle truppe. Va bene, basta che non mi fa... Oh, cos'è sta roba? Cos'è sta roba, ragazzi? Attenzione, velocità e danni sono aumentati per i primi 4 secondi. Cosa? Barbaro furioso? Cosa? Ok, come vedete, qui c'è Torre dell'Orologio senza fare... Oh, ma che razza di risorse ci sono? Non c'è l'Elisir. Che cos'è? Come vedete, qui ci sono i barbari che sono diversi.
Non sono barbari, hanno un'ascia, sono boscaioli. Boscaioli! I boscaioli su Clash of Clans naturalmente non ho letto. Ok, attacco. Bello, raga, ma è bellissimo. Andiamo a provare i barbari furiosi. Ecco, giustamente abbiamo beccato subito. Oddio, ragazzi, ma sono dei boscaioli ambulanti. Sono dei boscaioli ambulanti, ragazzi, è fantastico. No, ragazzi, questo aggiornamento, io mi ci faccio male con questo aggiornamento. Che roba è questa? Io mi ci faccio malissimo con questo aggiornamento, ragazzi. In tutto ciò non ho vinto neanche nel tutorial. Vediamo un po' più dettagliatamente queste truppe. Guardatele quanto sono belle, ragazzi. L'arciere, come vedete, qui ci sono le abilità speciali che crescono con l'aumentare del laboratorio. Comunque, mentre prima sbloccavi e aumentavi la vita, qui si possono migliorare le abilità. Come vedete, come ci sono boscaioli ovunque, anche qui c'è un boscaiolo che guida. C'è il super pecca, ragazzi. C'è la mongolfiera cimiteriale, ricolma di ossa invece che di bombe. Ah, ti tira gli scheletrini, che carina. Oddio, la strega notturna, ragazzi. Arriva la strega notturna anche su Clash of Clans. Che colpo di scena, ragazzi. Un colpo grosso questo di Clash of Clans. Attenzione, vediamo qui un cannone. Cos'è? Cannone a rotelle. Bene, un baby dragon, questo lo conosciamo. Il bombarolo, guardate che belle le immagini. Guardate quant'è arrabbiato questo gigante pugile. Poi vediamo cosa c'è. L'arciere furtivo, bene. Questo aggiornamento, ragazzi, mi fa impazzire. Sono veramente in estasi. Sono in estasi. Abbiamo sbloccato anche questi? No, va bene. Dobbiamo... Ok, devi portare il municipio a livello 3. Lo facciamo? No, perché devo maxare. Me lo dice sempre Super Marco che devo maxare. Quindi mettiamo un doppio... No, non ho i soldi. Andiamo a combattere per guadagnarci qualche soldi. Facciamo qualche battaglia, ragazzi, prima di salutarci, perché sono curioso di vedere. Ok, siamo contro... E niente. Identifichiamo il suo cannone e mettiamoci i nostri barbarozzi. Ok, come vedete, questo è stato rapido e indolore. Guadagniamo coppe. Chissà se riuscirò ad arrivare al top 200. Ora facciamo la scalata. Benissimo, ragazzi, bellissimo. Sono davvero fiero di questo gioco. Scrivetemi nei commenti se volete ricominciarci a giocare, perché io sarei contentissimo di farci nuovi video su questo Clash of Clans, che mi fa davvero impazzire. Davvero, ragazzi, davvero. Mi fa davvero impazzire questo nuovo Clash of Clans, ragazzi. Veramente, ci sono questi boscaioli. Hanno messo i boscaioli, ragazzi, quindi i boscaioli sono i boscaioli, ragazzi. E niente, ciao, vado all'iper, no, ok, forse no. 100 euro, 100% del nostro attacco. Vediamo cosa ha fatto il nostro avversario, perché qui non si misurano le... Ecco, mannaggia, non si misurano le coppe con gli attacchi diretti, ma chi fa più percentuale. Quindi se metti caso tu fai la stessa percentuale, ciao, muori, la tua vita muore. Ma come faccio a guadagnare risorse allora, se facciamo sempre la stessa percentuale? Mannaggia, vabbè. Mannaggia, ma ci fanno sempre... Comunque la nuova grafica mi fa impazzire, ragazzi. Siamo contro uno. Uno, benissimo. Attenzione, dov'è il cannone? Abbiamo tutti la stessa disposizione, perché è quella predefinita. Quindi ci arriviamo a vicenda. Dobbiamo rifare la nostra disposizione, ragazzi. Quindi finita questa. Oh, barbari, muovetevi. Ok, scusate, so che vi faccio male agli occhi se faccio così. Quindi però un tic che ho, come cliccare odiosamente le carte su Clash Royale. Io ho questo tic su Clash Clans. Basta Ale, basta. Comunque prendiamo con scioltezza questa nuova base. Sono curioso di sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento. Sono un po' confuso, ragazzi. Quando giochi 2 anni dello stesso gioco, ti fa sempre piacere vedere qualcosa di diverso. L'avversario sta attaccando, benissimo. E in pratica funziona l'abbinamento. Non possiamo vedere il suo attacco. Funziona l'abbinamento come su Clash of Clans, ossia è un gioco multigiocatore in diretta. Sono riusciti a portare in una certa parte Clash Royale su Clash of Clans. E devo dargliene atto. Hanno fatto davvero un buon lavoro, cara Supercell. Ma i muri? Oddio. Posso depredare la mia terra. Vabbè, comunque i muri possiamo potenziarli. Ma come vedete, i muri sono muri. Cioè, sono più muri. Così doverle stare a potenziare ogni singola, invece adesso è molto più facile. Costano tanto però le difese adesso, visto che proteggiamo il nostro cannoncino. Mettiamo questo. Adesso facciamo una disposizione un po' più bastarda, ragazzi, perché... Come vedete che animazione carina? Ok, qui... Vediamo, sono curioso. Andiamo a provare. Abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto. Lui ha fatto 72%. Andiamo a prendere l'ultima. Ah, le risorse si prendono dagli attacchi. Come vedete, lui si è parato qui... No,
Non uscite, sciocchi! Tanti filz di Clash of Clans. Attaccate. Bravo il cannone, bravo il cannone. Bravo, no. Comunque ragazzi, con questo scenario di battaglia, mentre vedete i miei barbari che depredano tutto e tutti, io vi saluto, vi invito a lasciare un like e a condividere il video se non ti è piaciuto, cioè se ti è piaciuto, lapsus brutti, vabbè, se ti è piaciuto ti invito a condividere il video, di lasciare un like, di iscriverti alla pagina Instagram, sì, questa volta oggi sono lui, iscriverti alla pagina Instagram. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video, un salutone leggendario a tutti.